La campagna elettorale di Fratelli d'Italia mette al centro l'energia. Il caro bollette è la priorità su tutto. Servono soldi subito per aiutare famiglie e imprese. Perfino Carlo Nordio, il candidato più carismatico tra quelli veneti presentati a Mestre, non ha dubbi. Visto che oggi la crisi è essenzialmente economica e quindi la priorità è economica, si tratta di risparmiare tutti gli sprechi che ci sono nel mondo della giustizia, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, che costano 200 milioni di euro all'anno e con le quali si potrebbero assumere segretari e cancellieri per accelerare il corso dei processi, perché la lentezza della giustizia ci costa 2 punti di PIL all'anno, cioè ci costa circa 30 miliardi, una finanziaria. E quindi accelerando la giustizia attraverso anche il risparmio di queste spese possiamo non solo recuperare ma anche guadagnare. Un caro bollette che va affrontato subito ma senza creare nuovo debito. Caro bollette, bisogna intervenire immediatamente, stanno arrivando bollette pazzesche che mettono in ginocchio le imprese, questo significa rischi di chiusura, rischi di perdita di posti di lavoro. Bisogna intervenire magari tagliando risorse che vengono sperperate come gran parte di quelle utilizzate per il reddito di cittadinanza. La nostra Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e se questa è la nostra base, bisogna difendere chi dà lavoro e quindi le imprese vanno sostenute ed aiutate a superare questo momento di crisi. In Veneto ci sono situazioni particolari, a partire da Venezia, unica al mondo, con una legge speciale che va sostenuta. Ha bisogno di rafforzare quella che già il legislatore in passato ha individuato con una legge speciale e che andrà rafforzata rispetto a quelle che sono le esigenze che abbiamo oggi e che avremo nel futuro. Imprese e famiglie vanno sostenute immediatamente, in Veneto, in particolare a Padova, hanno un valore enorme. Dobbiamo avere uno Stato che torni ad essere un alleato di chi fa impresa, un alleato delle famiglie, un alleato dei cittadini. Oggi, purtroppo, tante volte ha ragione, lo Stato invece è percepito come un nemico. C'è poi tutta la questione delle province più trascurate, Belluno e Rovigo, aspettano le elezioni per avere risposte. Io sono bellunese, è evidente che la mia provincia è una provincia insieme a quella di Rovigo, per la realtà che per numero di popolazione è sempre poco rappresentata. Credo però che nel momento in cui riparte l'economia nazionale, anche le province, quelle ritenute a torto di serie B, riprendano il loro corso. Quanto alla giustizia, l'ex magistrato si batterà per un processo più garantista, una giustizia rapida, la certezza della pena. Dato per probabile ministro, invece, Nordio ritiene di sentirsi più utile in una commissione parlamentare. Sicuramente la commissione è quella che propone e articola le leggi, quindi da questo punto di vista ho già detto che se fossi eletto, la mia posizione più naturale sarebbe quella tecnica in una commissione.